Edoardo Fini, terzo ai campionati italiani di ciclismo a San Giovanni, ha vinto Ganna, secondo Cattaneo. Sei soddisfatto della tua prova? Sì e no, dai. Diciamo, per essere soddisfatti al 100% probabilmente avrei dovuto far meglio, però credo di quello che avevo oggi ho dato tutto. E niente, terzo penso a 50 secondi, esatto, un minuto, una roba così, sì. Quindi insomma è un distacco abbastanza netto, non è che ho perso perché ho sbagliato una curva o ho fatto qualche piccolo errore, semplicemente non ero allo stesso livello dei primi due. Ma tu non stai preparando il Tour de France però? No, io sto arrivando da... Esatto. Cioè, sono arrivato dal Giro, ho staccato, fatto qualche giorno un po' più tranquillo, poi ho cercato di preparare al meglio questo appuntamento. Sì, analizzeremo un po' con i tecnici anche cosa abbiamo fatto bene, cosa ho fatto male, cosa potevo far meglio. Vedremo un po', comunque penso una prestazione non da buttare via completamente. C'è modo di continuare a migliorarsi. Un giudizio sul percorso? Penso un percorso abbastanza filante, il tecnico il giusto direi, quindi un buon mix di rettilinei, curve. La salitella finale vi ha spezzato il ritmo oppure l'avete fatta? Penso, sì, l'abbiamo fatta abbastanza di velocità, però comunque una difficoltà. Cioè, che sì, spezza un po' il ritmo rispetto agli stradoni che c'erano prima. C'è stata da calcolarla un po', nel senso di non andare troppo fuori, giri subito, insomma, da arrivare sopra e di avere ancora spinta per darsi slancio in discesa e arrivare all'arrivo. Il tuo compagno Van Aert, fra due settimane, cosa può fare contro Ganna? Spero che possa far meglio di me. Gli auguro di fare il meglio. Dopo sai, con Pippo siamo molto amici e quindi è una sfida, cioè non puoi chiedermi, perché presuppongo che tu mi farai la domanda a chi preferiresti. Infatti non te l'ho chiesto, ti sei cavata benissimo in maniera molto democristiana. Volevo chiederti l'ultima cosa, le prossime corse? Non so bene ancora, perché adesso vabbè, l'italiano su strada domenica in Puglia, poi ci sarà un momento di stacco perché ne ho bisogno, è la prima delle classiche che sono abbastanza in tiro, non ho fatto un giorno di corsa tantissimi, però sempre a lavorare, sempre con un certo sforzo, quindi penso ci sia anche bisogno di rifiatare per poi cercare di fare una buona parte, seconda parte di stagione, che però non ho ancora pianificato al 100%. Manda un saluto ai tuoi tifosi, delle tue terre. Ciao a tutti, continuate a tifarmi.